Ma eccoci qui, grazie ad Alberto Bisi. Ci ritroveremo nella prossima nottata con il Crazy Club. Buon martedì Italia, buona sveglia amici RTL 102.5 in quest'alba italiana. Una piacevolissima mattinata, dobbiamo dire, qui a Milano. Buongiorno da Fulvio Giuliani e sentiamo un pochino dalla capitale come va. Di bianco vestito. Pronto? Va bene. Buongiorno Pierluigi Fulvio. Diaco che si arrotola le maniche. Chi non ci segue in radiovisione. Comincia a fare un po' caldino. Bravo, anch'io. Anch'io. Anche negli studi di Roma. E quindi buona giornata Fulvio, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Insomma, il tema che tiene banco in queste ore è quello degli assistenti civici. Nessuno ne sapeva niente tranne il ministro Boccia. Poi Conte ha mediato con il Viminale, dice che non avranno nessun compito di polizia. Ma al di là di queste polemiche, devo dire insomma che i dati sono molto confortanti, Fulvio. Assolutamente sì, e questo è il tema più importante da ricordare, da mandare a memoria, che sia da sprone per essere e restare responsabili. Lo ascoltavamo nel giornale orario pochi istanti fa con Giovanni Perria. Poi con voi allo 02 25 15 15 vogliamo esplorare, ma perché no, anche gli assistenti o guardie civiche, il divieto per esempio di portare dopo le 19 a Milano via da un bar, da un locale, che so io, una birra piuttosto che una qualsiasi bevanda, per evitare la movida. Eh sì, e poi questo termine veramente desueto che non usa veramente nessuno tranne gli organi di informazione. Ieri hanno riaperto alcune palestre, quindi avete facoltà di chiamarci se lavorate in questo settore allo 02 25 15 15. Si parte. Che aria tira nel paese? La ripresa, i dati più confortanti e soprattutto c'è Michael da Modena, già collegato con noi. Michael, come ci ascolti? Benvenuto. Buongiorno a tutti, vi ascolto tramite la vostra applicazione tutte le mattine, sempre fisso, appuntamento fisso. Bravo Michael, dove te ne vai di mattina? Che lavoro fai? Niente, che strada fai? Racconta. Mi occupo della distribuzione automatica, tutte le mattine alle 5 si parte fin quando non si finisce. Il vending, è vero, si chiama così il tuo settore? Vending. Il vending automatico, sì. Vending sì, automatico. Sì. Senti Michael, Raffaele Morelli direbbe che insomma c'è bisogno di tempo per sedimentare quello che abbiamo vissuto, no, in questi mesi. Non è detto poi che insomma il nostro mondo interiore riesca ad accettare tutto quello che insomma inevitabilmente ci siamo trovati ad affrontare, regole e quant'altro, insomma solitudine, paura, speranza. Che fase è per te? Ti dico, è una fase un po' critica perché è da 3 mesi, da fine febbraio, perché qua da Modena zona rossa è diventata il 7 marzo, da fine febbraio che ho l'amoroso in Toscana e che non ci si vede. Adesso stiamo aspettando il 3 giugno, ma quale notizie non sono confortanti per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni. Ieri hanno iniziato a dire adesso dobbiamo guardare, dobbiamo valutare, ancora secondo me la situazione non è così delineata e chiara. Senti, ma come vive un rapporto, la tua è una storia di centinaia di migliaia di italiani, lo sai, ne abbiamo raccontate tantissime di queste anche in linea diretta. Voi come avete fatto? Insomma, avete consumato letteralmente le videochiamate? Le videochiamate ormai diciamo che siamo arrivati addirittura ad odiarle, non ne possiamo più dopo 3 mesi di videochiamate. Diciamo che siamo arrivati un pochettino a odiarle, perché diciamo che è dura. Poi paradossalmente in Italia ci sono ancora tante persone in ospedale, la nostra è una situazione che va presa in considerazione, sì, però capisco che la priorità è la salute, però speriamo di poterci riabbracciare il prima possibile, perché è dura. Comunque c'è stata una fase, hai ragione tu, in cui le videochiamate, soprattutto non so, con la mamma, con gli amici, con il fidanzato, con i nonni, insomma poteva essere diciamo uno strumento anche divertente, perché vedevi per la prima volta la mamma o la nonna collegati in videochiamata, insomma era un gioco quasi per loro, no? Cioè uno strumento magari che non usavano e che non usano abitualmente. Adesso per quanto mi riguarda, per esempio le riunioni su Zoom piuttosto che sulle altre applicazioni è l'inferno, perché poi chi conduce? Tutti parlano in contemporanea, non si capisce niente. A me viene un mal di testa quando finisco. Vabbè, ci vuole come dire il moderatore, c'è quello lì che prende in mano la situazione, è vero Michael? Per esempio tra te e la fidanzata comanda lei, no? Ovvio. Pensa che quelle lì le donne ormai fidanzato, sposato che sei, comandano loro, quindi benissimo. Questo è un dato di fatto in effetti. Si è già arreso Michael. Ma nel lavoro le usate Michael? Guarda, nel lavoro no, perché il mio è un lavoro che praticamente è prevalentemente manuale, quindi ci siamo sentiti telefonicamente col mio capo più che altro. Okay. Bene, lo trovo molto più sano. Va bene, grazie per essere stato con noi, ti auguriamo ovviamente una buona giornata e un buon lavoro.
Grazie altrettanto, ciao ragazzi. E abbraccia presto, questo è l'augurio alla tua fidanzata. Oh, non, non ti abbiamo chiesto il nome al volo, Michael, prima di lasciarti andare. La mia morosa si chiama Asia. Ah, bellissimo. Complimenti. Beh. Veramente complimenti, bel nome. Buona sveglia Italia, una bella sveglia ormai con un sapore d'estate, diciamo la verità, anche per chi comincia all'alba, fa presto giorno, fa tardissimo notte, insomma sono le classiche giornate che almeno io amo tantissimo, quando ci si avvicina a giugno, sembra un eterno giorno, non so per Luigi se tu sei con me. Ma non è che sono con te, a proposito, siccome mi hai preso in giro per settimane su cosa? Sulla mia abbronzatura. È beato te. Beato te un corno, perché vedo che sei abbronzato anche te. Ma che abbronzato? Ma magari, ma saranno le luci, quelle sono le magie dei nostri registi. Sì, sì, fai finta di lavorare poi lì in balcone con Riccardino a prendere il sole. Magari. È andata così. Qui c'è un solo abbronzato e non sono io. Va bene, Giancarlo, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Giancarlo. E anche Lia. Grazie. Molto bene, da dove ci chiami Giancarlo? Allora, io mi chiamo da Napoli, ho 51 anni e niente, vorrei ribadire il concetto che secondo me questa situazione per quanto riguarda questi assistenti è inutile. L'Italia ha pieni di problemi, altre cose, non mi sembra giusto, è come se fossimo sorvegliati. Questo è dal punto di vista. Poi, cioè, non ho capito, ti riferisci a queste figure di cui ha parlato il ministro Boccia, queste che dovrebbero controllare? Ma tu hai capito che. Ma tu hai capito, Giancarlo, chi le sceglie? Perché il ministro dell'Interno dice che non ne sapeva nulla. Lo so, qua c'è una confusione totale. Ogni regione dice una cosa, un sindaco ne dice un'altra. Quindi io credo che il cittadino sia leggermente confuso, perché non sappiamo che regole dobbiamo attuare, chi dice una cosa, chi dice un'altra. Ogni giorno è una cosa nuova. Quindi è un po' cittadino. Tra l'altro mi sono domandato, non so Giancarlo se te lo sei domandato anche tu, magari Fulvio ci può rispondere, ma io immagino che insomma dal 3 giugno qualcosa cambia, no? Cioè si entra in un'altra fase, credo. Allora, immagino che il presidente del Consiglio Conte, Fulvio, nel fine settimana parlerà, farà una delle sue solite conferenze stampa. Non so se chiamerà Ciapparoni, ecco, stavo pensando, se, perché ormai lui, se non c'è Ciapparoni, no, scherzi a parte, non lo so, è probabile. Hai sentito Giancarlo, per esempio Michael che vive a Modena, quindi in Emilia Romagna, già aveva un sentimento diverso. Noi in Lombardia, manco ve lo dico, Pierluigi, ovviamente già ci hanno fatto capire 7 o 15 giorni in più. Quindi vedete, delle differenze ci sono. Però Giancarlo, proprio mi sembra il tuo un no totale all'ipotesi di queste guardie in pettorina. Fulvio, tu lo sai, come si dice, essendo di Napoli, noi viviamo una vita, come si dice, con un sorriso e. Con il sorriso e soprattutto diciamo con uno spirito di allegria che è noto a tutti, francamente vedere in giro, ma al di là di Napoli, queste guardie civiche, io la trovo una cosa surreale. Ci siamo già espressi ieri, tra l'altro prima che esplodesse in modo fragoroso il caso, sicuramente lo riprenderemo anche tra un'oretta circa con Davide Giacalone, ma subito con voi allo 02 25 15 15 se vi va. Gianfranco, è caduta la linea, ti abbracciamo fortissimo, te e tutta Napoli. Intanto vi ricordiamo che oggi dalle 15 sarà in collegamento con noi Michele Bravi, ancora buona giornata da Giuliani e di Aco, sono centinaia le telefonate allo 02 25 15 15, andiamo da Claudio. Claudio, come ci ascolti e da dove ci chiami? Ciao a tutti, chiamo da Monza, vi ascolto sempre tutte le mattine ormai da anni, siete una preziosa compagnia e un modo di fare informazione che io gradisco tantissimo. Grazie Claudio. Caro Claudio, che ci racconti oggi? Dai, anche se sappiamo che hai un bell'annuncio da fare. Sì, è che finalmente sono dopo 2 mesi di tribolazione, sono finalmente uscito dall'incubo Covid, anche se mi ci sono trovato dentro in maniera abbastanza traumatica perché non me l'aspettavo, e quando sono andato in pronto soccorso con i barellieri dell'ambulanza ci raccontavamo le barzellette, perché ero così sereno che il tampone uscisse negativo che
perché io pensavo che stavo a curarmi una recidiva di un'infezione alle urine con dei sintomi molto blandi e una febbriciattola. Dal momento in cui il tampone è uscito negativo è iniziato il mio incubo. Positivo. Perché in quel momento mi sono sentito privato proprio della libertà personale. Posso chiederti, scusa la domanda, sì, può sembrare stupidissima, ma la prima reazione che hai avuto qual è stata? Panico. Panico preso da un senso di ansia proprio. Il distacco dal mondo, in sintesi. Anche se stavi bene, non avevi sintomi particolarmente aggressivi. Sì. Però anche il peso psicologico, ovviamente. Esattamente, prima perché non me l'aspettavo, ripeto, io siccome ho altri problemi di salute, sono immunodepresso, mi sono messo in clausura dal 3 marzo in pratica e sono uscito solo 2 volte per fare 2 prelievi di controllo di alcuni valori e basta, dopodiché ho fatto proprio una vita monacale, ragione come per cui per me è stato... Com'è stato, sì, scusami, il rapporto con gli operatori sanitari che hanno seguito il tuo caso? Allora, è eccezionale. Io peraltro mi sento male quando in questi giorni, anche per speculazioni politiche, si sente parlare male della sanità lombarda. A me l'ospedale Niguarda mi ha salvato con questa, sono 3 volte che mi salva la vita e lo consiglierei a tutti. Non voglio fare uno spot per il Niguarda. No, puoi però farlo io serenamente, caro Claudio. No, devi farlo perché è necessario premiare e riconoscere il lavoro degli operatori sanitari di questo ospedale. No, fai benissimo. E tutte persone, a parte le competenze professionali, gentili a modo, approccio psicologico col paziente, ovviamente l'eccezione c'è sempre perché parliamo di migliaia di dipendenti, però io mi sono sempre sentito a casa mia, curato, coccolato e tutelato. Ogni volta che ho avuto a che fare, e ripeto, per problemi molto molto seri, è la terza volta che mi salvano la vita, e io potrei solo parlare bene. Sicuramente a parte le speculazioni c'è qualcosa che non ha funzionato a livello informativo soprattutto, e peraltro finalmente se ne parla un po' in questi giorni, c'è del collegamento tra i medici di base, voglio dire, e gli organi che dovrebbero coordinare il monitoraggio. Vabbè, delle questo, zone mio, questo l'abbiamo detto sin dall'inizio, caro esatto. Claudio, figurati, ma è giusto, va indagato ogni singolo aspetto di ciò che ci è capitato. Ne parlavamo proprio ieri, non so se eri con noi in linea diretta durante il nostro news, abbiamo sottolineato come tutt'altra faccenda il sordo risentimento per motivi politici o di altra natura contro un'intera regione, un intero sistema. Cercare il colpevole in quanto tale non ha mai risolto niente nella vita. Claudio, un abbraccio forte perché ne sei uscito, alla fine conta grazie, questo. Oh. Grazie, e cioè, devo dire una cosa prima di chiudere, ovviamente, che RTL è anche mia, bravo, è stata bravo, sempre mia e sarà sempre lo sarà sempre, ma certo, è un patto di fiducia che da molti anni grande ci lega con i nostri 8 milioni di ascoltatori. Grazie veramente di cuore. Andiamo a Catania a questo punto, dove c'è Roman già collegato con noi. Roman, come ci ascolti? Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti quanti, RTL 102.5 è anche mia. Ma tu sei toscano, Roman, più che catanese? No, sono di Catania. Ti è partita una C che sembrava proprio una di Grosseto. Lo sono vissuto quegli anni al nord. Senti, Roman, come ci ascolti innanzitutto? Io sto andando al lavoro, vi ascolto quindi dell'autoradio. Che lavoro fai? Io principalmente lavoro in palestra, sono un tutore personal trainer. Però allora, ci racconti, crisi, ieri con Fulvio abbiamo parlato ovviamente della riapertura di alcune palestre. Allora, la tua ha riaperto, tu sei un personal trainer, lavori? La mia, abbiamo fatto delle riunioni in questi giorni e stiamo decidendo cosa farsi, e riapriremo giorno 3 sì, con le dovute precauzioni. Quindi aspettate ancora un po' nel vostro caso. Sì, aspettiamo ancora un po', ci dobbiamo organizzare. Che significa? Tutto ci racconti come vi state organizzando, come state riorganizzando lo stabile anche che vi ospita? Allora, il numero massimo di persone in sala attrezzi, spogliatoi chiusi, sala corsi, i corsi verranno effettuati, faremo a turni, quindi massimo un'ora, dopo il turno di un'ora il cliente esce e noi sanifichiamo, abbiamo mezz'ora per sanificare tutta la struttura, quindi ci sarà sicuramente una minore affluenza di persone. Certo.
Da questo punto di vista avete fatto, come dire, anche un'indagine fra i vostri iscritti, i vostri clienti abituali, sì, vogliono tornare, non vogliono tornare, perché sennò sai di che parliamo? Esattamente, e noi quello che abbiamo fatto, diciamo, siamo a contatto con i nostri clienti e abbiamo visto che comunque non ci sarà questa grandissima affluenza, anche perché siamo vicino alle porte per l'estate, quindi andremo a restringere le giornate di lavoro. Apriremo solo 3 volte. Vedi, ma del resto, Pierluigi, già il periodo ha ragione, Roma non è quello più fortunato per le palestre. No, assolutamente. Che mondo è mondo. Anche se c'è la prova costume, sono quelli ecco, lì. Puntate su quella. Esatto, puntate. Io farei un manifesto proprio, puntate su quella, fare un'operazione di comunicazione, anche perché la quarantena ha contribuito, io posso esserne, diciamo, la prova di, insomma, no? Cioè, pancette, cose, grassi. Rotolini. Sì, diciamo che il lievito è stato, diciamo, il leitmotiv, almeno in cucina. Ma guarda, Pierluigi, guardo Giovanni e mi ispiro. Perria, dici? Sì. Ma Perria è perfetto. Mi hanno riferito che durante la quarantena hai sfornato pane e pizza come se non ci fosse un domani, è vero? Più pizza che pane. E si vede, eh? siamo veramente degli amici. Questo ma è certo, proprio no, vero? Certo, non possiamo stringerci per ovvi motivi di distanziamento sociale, ma idealmente. Ma stai bene, Grazie. Spercula, come si dice a Roma, Giuliani. Lo facciamo sempre reciprocamente. Buona sveglia, Italia, a chiacchierare con voi allo 02 25 15 15 di queste giornate di guardie civiche. Tanti messaggi li avrai letti anche tu, Pierluigi, al 378 378 1025, spesso ironici, sugli assistenti civici. Devo dire, questo è un paese. Dai, tutti ci siamo passati. Se tu dai una pettorina o e un beige a chiunque, lo trasformi automaticamente in un caudiglio. Sì, e poi esercita potere. Sì, no? Subito, questo, all'istante. In un microsecondo. Comunque, certo, volevo ricordare che il brano Sono un bravo ragazzo, un po' fuori di testa, il manifesto di vita del nostro Galanto, che tra poco arriverà qui, insomma, e avrà modo così di riproporre il suo modello anche nelle cose che dirà, ispirandosi ai social. Va bene. Allora, questa, siccome ci sta ascoltando mentre arriva qui in sede, mi faceva piacere, insomma, riconfermare questo brano. Diciamo per lui. Allora, andiamo in giro per l'Italia, sono tante le telefonate allo 02 25 15 15. Chi c'è, Fulvio? Abbiamo Gabriele che ci chiama da Varese. Caro Gabriele, benvenuto, buon martedì, come ci ascolti? Buongiorno a tutti, RTL anche mia, vi ascolto dall'autoradio. Grazie. Molto bene, dove stai andando? Andando a lavoro, volevo dire, se possibile, Fulvio si ricorderà di me, perché io sono quello che ha la moglie che uscirebbe a cena con Brad Pitt, mentre io uscirei a cena con Pierluigi Diaco. Come no, Gabriele, eravamo congiusi quella mattina, ci siamo, esatto, fatti Pierluigi di quelle risate. Ma non, io non bravissimo. C'ero. Tu, no, perché eravamo io e Giusi. No, e devo dire, Pierluigi, c'era, non ce ne volere, quando il paragone è stato tra Brad Pitt sì, e te, ma sì, fai poco lo spintoso. No, ma l'avrei detto di me, tanto ma lo per so cominciare. Da solo, lo so da solo. E devo dire, Gabriele ci ha regalato un momento meraviglioso. Adesso, Gabriele, puoi invitare Pierluigi ufficialmente, alla faccia di tua no, moglie. No, tra l'altro è andata a finire che mia moglie non è andata a cena con Brad Pitt, mentre invece continua ad ascoltare Pierluigi in radio, quindi alla fine è andata bene a me. Ma dire. Scusa, ma Gabriele, ma di dove sei precisamente? Io vivo nella provincia di Varese, Busto Arsizio. Allora, facciamo una cosa, se passi per Roma, faccelo, certo. Fammelo sapere che ti invito, forse magari è meglio pranzo, però insomma, anche perché c'ho un marito, diciamo, però vabbè, perché se vado a cena succede il patatrack, è gelosissimo. No, lo so benissimo, ma andiamo a pranzo e via. Io stavo pensando una cosa. Voi pranzo, cena, vi organizzate. Qui resta la moglie da sola. Qualcuno deve pur prendere. Ma certo, carico è già situazione. Pronto, Giuliani, sempre pronto. Più no, che altro. Ma guardate, io amo talmente tanto questa donna che se potessi organizzargli una cena con Brad Pitt lo farei volentieri. Vabbè, vedila come vuoi. Tu. Senti, Gabriele, al netto, diciamo, dei nostri pranzi e delle nostre cene, ci organizzeremo. Come hai vissuto questo periodo e soprattutto questi giorni di ripresa? Allora, diciamo che l'ho vissuto abbastanza bene, abbiamo avuto un po' di difficoltà in questa fase 2 per il discorso della cassa integrazione che non arrivava e le varie conseguenze eccetera eccetera, poi fortunatamente è arrivata anche quella, quindi ci siamo
un po' risollevati, questo dal punto di vista economico. Uh-huh. Dal punto di vista emotivo, ovviamente, io purtroppo faccio parte di quella schiera di ascoltatori che fa molta fatica a riprendere la vita di prima, diciamo. Cioè, faccio fatica ad andare al ristorante, faccio fatica ad andare nei luoghi affollati, non vado più al bar a prendere il caffè, perché forse inconsciamente non mi sento tranquillo. Anche se ci sta, Gabriele, mica sei solo. No, lo so, però, cioè, per esempio, a me manca tanto queste cose. Poi piano, noi andavamo a ballare, io e mia moglie andavamo a ballare due volte alla settimana al Latino. Oddio che divertente, aspetta, oddio che divertente, parliamo di questo, dai, strappiamo un sorriso ai nostri ascoltatori. Due volte a settimana musica latinoamericana, no? Assolutamente sì. Allora, raccontami, cioè, ma ballate voi due o preferite avere altri partner? Allora, diciamo che il nostro maestro predilige mantenere la coppia. Mm-hmm. Però occasionalmente capitano anche altri partner di ballo e ovviamente non ci si tira indietro. Se la nostra regia audio video di Milano ha voglia di buttare lì un pezzo di musica latinoamericana, sì, 30 secondi, è molto divertente. Qual è, diciamo, il ballo, diciamo così, il pezzo, la canzone che ti viene meglio ballare? Ma noi siamo molto attratti dalla kizomba. Da che? Kizomba. Kizomba? Kizomba. Ah, non zompa. Kizomba. Ma no, Fulvio, no, ma io non ho parole. Perché, allora, non facciamo gli ipocriti. Si dice che al Latino, quando si poteva, adesso non si può con il distanziamento, si cuccasse un sacco. Io voglio chiederlo a Gabriele, perché non ho mai praticato. Anticipo. È vero che nelle sale da ballo, senti, diciamo, c'è dentro un po' di tutto, ecco. Però ovviamente quello poi spetta alla persona, il rispetto reciproco, eccetera, eccetera. Attenzione, soprattutto le signore, attenzione alle signore. Attenzione alle signore, chi zompa? Attenzione. Sei pronto a muovere il bacino? Signore a casa che vi siete appena alzate, su RTL 102.5 fate ginnastica con noi. Chi zompa? Io non l'ho mai sentita questa. No, nel pezzo. Chi zompa? Chi zompa? Adesso parte. Guarda Pierluigi come gli parte il bacino tra poco. Facciamo come? Sono preoccupatissimo, ve lo dico. Pensa se Giusy ci sta ascoltando, cioè, che cosa ci dice dopo? Lei che viene dalla classica, figurati, con il kizomba. No, pensa un po' tu, Gabriele, che la conosci, Giusy che passa dalla classica al kizomba. Esatto. Avrebbe lasciato lo studio come Tina Cipollari a Uomini e Donne. Ma sicuro. Ciao Maria, io esco, sarebbe stato. Ciao Fulvio, io esco. Va bene. Gabriele, grazie di essere stato con noi. Ciao, grazie a voi, è sempre un piacere. Buona ciao Gabriele, a tutti. Ciao, buon ballo quando si potrà tornare. Ovviamente una di quelle attività più complicate da rimettere in piedi. 46 minuti dopo le 6 del mattino, buona giornata da Fulvio Giuliani e Pierluigi Diaco. Allora Fulvio, gli ascoltatori ti fanno notare che quel ballo latinoamericano si chiama kizomba e non kizompa. Ok, kizomba. Okay? Tra l'altro sì, ci hanno ovviamente sì, stavo scherzando, ho preso la palla allo zompo per sì, giocare un pochino. Sandra ci ha fatto notare al 378-378-1025 che non abbiamo messo un pezzo di kizomba, ma di baciata. Sì, è questo vero. Per essere proprio, è vero, hai ragione Sandra, però abbiamo trovato quello al volo, abbiate pazienza. Kizomba ci manca. Allora, chi zompa questa mattina su RTL 102.5? Chi c'è? Buongiorno. Renato. Renato? Renato? Renatino? Renato non zompa. È caduta la linea, è caduta, vedi? Non zompa, no, è proprio caduto dall'altra parte. Zompa, Sì, appunto. Lo recuperiamo, cioè, dai, lo recuperiamo. 02 25 15 15, giustamente ci fanno notare che tutti abbiamo bisogno di un giro, che abbiamo scherzato prima con Giovanni Perria, un giro fra, come dire, palestra, corsa, dietologi, perché siamo abbastanza provati dal lockdown. Avete ragione e naturalmente lo diciamo tanto per cominciare noi stessi, eh. Allora, c'è un'ascoltatrice che ci scrive dalla Bulgaria, dice RTL anche mia, vi ascolto volentieri ogni giorno tramite l'app, vorrei salutare tutti i miei amici italiani, l'hai fatto, e tra l'altro appunto sono tantissime le persone che a quest'ora ci ascoltano attraverso l'app mentre vanno a lavoro, mentre corrono magari, mentre fanno ginnastica in casa, colazione,
colazione attraverso la radiovisione, i canali 36 del digitale terrestre, 736 di Sky hanno notato anche quel movimento, diciamo così, prima durante la baciata di sarebbe divertente a Non Stop News la mattina fare un minuto o due di ginnastica in radiovisione con dei movimenti semplici, no, lo faceva, come si chiamava, Barbara Boucher lo faceva in TV. Beh, la prima è stata ai tempi dell'aerobica, ti ricordi, la mamma mia, la Fonda, Jane Fonda, negli anni 80, sì, ha creato un impero con l'aerobica. Noi potremmo fare il risveglio muscolare come nei villaggi vacanze. Sì, con l'Ale Grenzi sarebbe assolutamente perfetto, no? Sì, solo che lei ti spezza. Sì, lei ti spezza in tre parti, quindi ci eviterei. Pensa a chiederglielo. Dopo ci proviamo, però sì, non me ne assumo responsabilità. Lino è con noi allo 02 25 15 15, mentre cerchiamo di recuperare anche l'amico Renato. Lino, da dove ci chiami? Come ci ascolti? Alecco. Oh, buongiorno. Ciao, Lino. Fulvio. Ciao Lino. Io sto con Giuliani. Hai in detto una cosa sacrosanta prima. Basta a un italiano dargli mano una pettorina, un badge, sì, e si sentono tutti dei marescialli. Dopo diventano, si ergono a giudici, a controllori. Tu hai non detto hai, una cosa vera. Tu non hai questa predisposizione, cioè, no, nel senso, no, io sono più per i fuorilegge. Certo, dichiarato così a 50 minuti dopo le 6 del mattino su RTL. No, fuorilegge nel senso. Sì, anch'io ma metto la mascherina quando entro nei locali pubblici, però. Beh, ci mancherebbe. Lì, cioè, ovviamente anche i guanti uso, però certe volte per me, se dai in mano veramente una pettolina a qualcuno, dopo da controllare diventa peggio di un carabiniere. Come stai tu invece? Come stai? Che periodo stai passando e che lavoro fai? Io sto lavorando, sto passando adesso sotto l'antenna di Berlusconi, vicino a Via Piemonte dove siete voi. Io faccio l'autista, faccio il camionista. L'antenna di Berlusconi non è male, sì. Permettetemi di segnalare la citazione. E a proposito di zompare, ho fatto ieri sera, stamattina invece salto col camion. Fulvio. Hai zompato in privato, immagino, no? Cioè, sì, nelle mura domestiche. Non voglio sapere niente. Posso dirti, ma meno male. Ma ci mancherebbe, ma viva la vita. Zompa in privato. Viva la vita. Ma come la vedi questa ripresa al netto della zompa in privato? È dura ancora. Non tutti hanno ripreso. Prima parlavate di palestra. Io sono uno che ha frequentato palestra per tanti anni. Secondo me in palestra sarà dura. Senti Lino, ma cerchiamo di sorridere sempre. Ma tu cuccavi, certo, in palestra. Bisogna guardare avanti, chiaro, e pensare che cuccavi in palestra, bene. Lino, ascolta noi. Cuccavi in palestra? Certo, ho cuccato, certo, in palestra. Hai sentito e come l'ha detto? È anche con la bicicletta e a sciare ho cuccato. Eh beh, certo, comunque ha preso una deriva sta mia diretta stamattina, ragazzi, va bene. Lino cucca, cioè, sempre. Sì, beato, sì, sembra te, colpo Lino grosso stamattina, non Stop News, beato va bene. Te, però te posso dire, va bene così, ma dai. Ma tutta dai, la vita, tutta salute. Lino, salutaci l'antenna di Berlusconi, ti abbracciamo forte e viva la vita, va bene? Sto passando proprio adesso, vedi? Ti saluto Fulvio. Grazie, sì, sì. Ciao Lino. Magari fai una preghiera sotto l'antenna, chissà che succede. Va bene, allora continua il nostro viaggio in Italia. Sono tanti messaggi che stanno arrivando al 378-378-1025. C'è chi ovviamente dice di fare ginnastica mentre ci segue in radiovisione. Questo ci fa notevolmente piacere perché la nostra musica invita anche a questo. E c'è Antonio collegato. Antonio, buona giornata. Da dove ci chiami e come ci ascolti? Buona giornata, Antonio da Napoli, per la sua macchina. Ed RTL anche mia, ma da sempre. Grazie, siamo, Antonio. Quindi io vi racconto anche un aneddoto, visto che vi piace queste cose. Io faccio il militare, sono stato in missione nel 2008 e io facevo palestra nella palestra in Libano con la vostra radio in televisione. Grande. E stavo sulla per 40-50 minuti di tappeto di ciclette, guardavo solo voi, quindi mi avete accompagnato pure in missione. Vedi ti abbiamo salvato la linea. Grazie lo sappiamo, siamo molto molto fortunati. Anche a definirlo lavoro ci vuole un grado di fantasia. Antonio, adesso come butta? Che racconti, dai, raccontaci un pochino. No, adesso sì, sei in autostrada, l'autostrada è tempo bello e volevo dire a tutti quanti, visto che avete aperto veramente un argomento molto bello, che la movida è bella e non crea assembramento e non va condannata, perché altrimenti facciamo le solite cose all'italiana. Siamo stati 3 mesi a chiedere di riaprire, di uscire da casa
e poi dopo due giorni diciamo stiamo criticando le riaperture, quindi la solita sì, va detto italiana. Però no, questo è vero, c'è questa contraddizione, però va detto che in alcune zone, nostro malgrado ovviamente, l'assembramento non è accompagnato diciamo da una responsabilità individuale, cioè ci sono insomma molte persone, e non voglio dire ragazzi perché guarda riguarda tutte le età, di persone che non mettono la mascherina, che non rispettano le distanze di sicurezza. Ecco, basterebbe vedersi, sì, magari prendere perfino un aperitivo, ma queste regole continuare a rispettarle, questo è necessario dirlo, Questo è necessario, e soprattutto a questo punto diciamo che questa idea dei civici delle, non, a me non è che piace tanto. Vorrei ricordare che abbiamo tantissime soluzioni con forze dell'ordine, forze armate, che hanno sicuramente una valenza e una preparazione, di una... caro Antonio, il tema è, sanno quello che fanno, mentre io e te con la pettorina ma che cosa possiamo mai fare? Grazie Antonio. Giustamente qualche ascoltatore ci fa notare, caro Fulvio, che appena arriva l'Ale Grenzi ci castiga. Matteo da Padova ce lo segnala, lo sappiamo, caro Matteo. L'attendiamo diciamo con la solita ansia. Rassegnati, sì. Ansia e rassegnazione. Vai, va bene. Ansia e rassegnazione. Ci chiamano tantissimi, ci scrivono anche, soprattutto grazie, via Twitter, hashtag Nonstop News, tanti via WhatsApp dall'estero. Edgar, amico che dal Messico sta andando a Nanna, ascoltando in via app RTL 102.5. Lucia dal Lussemburgo, insomma, RTL nei 5 continenti. Grazie a tutti di cuore. Allora, dove andiamo, Fulvio? Abbiamo recuperato Renato, è vero Renato? Tu sei dalle parti della capitale, buongiorno. Buongiorno Fulvio, buongiorno Pierluigi, e sappiate che RTL è anche la mia radio. Ma bene, molto bene. Allora, Renato, no, che cosa fai nella vita innanzitutto? Sono in transito da Roma, sto andando nelle Marche a trovare mia madre, che è anziana e non sta molto bene, e sono nelle forze dell'ordine, e... ed è un momentaccio insomma un po' per... Senti, da quant'è che non rivedevi tua mamma? No, io vado spesso, vado a casa, sì, ho la fortuna che mia madre ha l'Alzheimer, per cui ho la fortuna di andare a trovare di avere spesso, certo, i motivi sanitari, così lo spieghiamo. Sai sì, perché certo. Renato è fatto bene a dirlo ai noi, perché c'è sempre qualcuno pronto a dire ecco lui, perché lui sì e io no, perché no, lavora ragazzi. Nelle forze dell'ordine e invece le cose non stanno così, va a incazzare sta cosa qua tante volte, vabbè dai, lasciamo perdere dai Renato, lasciamo. Senti, possiamo farti questa domanda, mi rendo quello conto che devi così mettere in campo un po' di diplomazia. No ma io ne parlo anche nei social, ma sta storia degli assistenti civici, questa roba che si è inventata il ministro Boccia, che te ne pare? Guarda, il politico di una volta, io vado per i 59 anni il primo di giugno, il giorno che è nata Marilyn Monroe, e anche Oretta Berti, ma adoro che l'hai specificato, che c'è anche la Berti, perché concorrono la Berti, Marilyn e la Berti, sì, va bene. Volevo dirvi, no, il politico di un tempo aveva un altro spessore, mi sembra di giocare un po', perché è il caso di giocare con dei dilettanti. Poi noi in Italia siamo abituati a fare i presidenti del consiglio, i commissari tecnici quando sono i mondiali, siamo tuttologi, noi siamo proprio italiani proprio per questo, è una valenza in più che fa di noi italiani questo. Però vedo poca maestria nel dirigere tutto l'ambaradan. Questo è un tema delicato, ma tu che sei nelle forze dell'ordine, abbiamo detto prima, dai un pettorino, un beige a qualcuno in Italia e ne fai facilmente uno che va in eccesso di autoritarismo. Credi che esista questo rischio? Nel terzo mondo c'è la stessa cosa. Io ho fatto l'animatore turistico in un grosso tour operator, mi ricordavo che in Costa d'Avorio, come davi una divisa a un vigilante o un manganello, si montava la testa e succedeva di tutto di più. Sia mai, insomma, no, Manganelli non sono previsti, grazie. No, fortunatamente Manganelli no, anche perché sarebbe chissà cosa potrebbe accadere. Grazie per essere stato con noi. Adesso arriveranno ovviamente la nostra preside Legrenzi, Galanto, Giacalone, e arrivano le news, no? State con noi, due grandi ore di Nonstop News.
Buongiorno Italia da RTL 102.5 da Roma, Pierluigi Diaco da Milano, Fulvio Giuliani, più volte annunciata dopo aver chiacchierato di balli latini che le danno l'orticaria, è arrivata, cari amici, Giusy Legrez. Buongiorno, buongiorno a tutti, state bene, tutto benissimo. A posto? Io ho le mie spie, mi hanno detto che in mia assenza ne avete combinate di tutti i colori. Buongiorno Pigi. Buongiorno Giusy, ti abbiamo evocato, ecco, ovviamente con la giusta dose di timore e sudditanza psicologica. Bravo, continua abbiamo così. Abbiamo provato a fare anche la ginnastica in radiovisione con una baciata e pensavamo Giusy così come fece Barbara Boucher ai tempi o James Fonda ho capito una videocassetta in diretta, ci sono più le videocassette live. Vi facciamo 3-4 minuti di ginnastica radiovisione ogni al giorno? Mattina senza dubbio a partire dal 2024. Devo programmare, va bene. In vista della prova partiamo. Costume misteriosa di questa strana estate 2020, ma Galanto arrivò a Roma? È lui il mio compagno di ballo, chi pensavi? Veramente complimenti per la bella idea che avete avuto. Grazie Massimo, A quel paese con simpatia Galanto. Bravi. Guarda che adesso ti costringiamo a farlo, sarai da solo a quel punto. Da solista come i grandi talenti della danza. Pronto per la Carrucci poi, insomma, per andare in trasmissione. Allora, torniamo seri che qua bisogna parlare di guardie civiche e di un sacco di altri temi questa mattina. Tu vuoi tornare serio e parti dalle guardie? Io torno seria. E saluto Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato Davide. Buongiorno, buono, finché siamo in ballo balliamo. Come dire. Facciamo così, le guardie civiche tra un po', perché appunto partiamo dai temi seri. E c'è dell'ironia amara, consapevole. Sole 24 ore in apertura, Davide, ci sono vari spunti interessanti. L'apertura è edilizia e turismo a rischio fallimento e questi sono gli allarmi di cui tante volte ci avete sentito parlare. A centro pagina, una notizia che comunque vi segnaliamo, Zoom, ne parlavamo anche in linea diretta, l'app di Call Conference. Vedete che non è andata male per tutti. Il lockdown e la vicenda pandemia vale in questo momento in borsa Wall Street più di General Motors. Non so se rendo l'idea, però attenzione, non prendete come il Vangelo e oro colato, è una quotazione di borsa, soprattutto di un'azienda neonata, come nel caso di Zoom. Non stiamo parlando ancora di Google o Apple, per essere chiari. Poi Davide, al centro pagina, ancora però in taglio più basso, Europa con il fondo per la ripresa in gioco la nuova politica industriale. Insomma, qui non si tratta tanto e solo di soldi, e ce ne sono di soldi, di quattrini, ne arriveranno sempre di più, ma di come li utilizzeremo. E di come stiamo riuscendo a non utilizzarli, perché questo poi è il grosso problema. Io vedo, continuo a leggere ovunque, tra prese di posizione politica, analisi, eccetera, un problema relativo a quanti soldi, la crisi è molto grave, è molto profonda, bisogna muoversi, bisogna avere soldi, il fondo cosiddetto di ricostruzione, il recovery fund, cioè non ce n'è abbastanza, bisogna fare il doppio. Al momento ci sono già disponibili e spendibili 20 miliardi del fondo SURE, che è quello per la disoccupazione, 40 miliardi della Banca Europea degli Investimenti e 38 miliardi del Meccanismo Europeo di Stabilità relativi alle spese sanitarie. Fa 96 miliardi. Voi li avete visti? Noi avevamo usato quell'immagine dell'enorme acquedotto, della liquidità che portava e che bisognava naturalmente far arrivare questi soldi dall'acquedotto ai rubinetti di casa. Si è visto qualche rigagnolo dell'enorme liquidità messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea, che non è nei 96 miliardi che ho appena finito di elencare, ma che erano a disposizione delle banche. È arrivato poca roba, perché del resto in prestito, è arrivato poca roba al sistema produttivo e alle famiglie. Questo perché è successo? È successo perché noi continuiamo a ragionare qui dell'economia di sussistenza, del come accudire e accompagnare la crisi, una forma di assistenzialismo, diciamo, a progetto infinito, ma non funziona così. In questo modo l'Italia rimane con le chiappe per terra, anzi neanche per terra, sul sellino a pedalare, perché tra le cose che i soldi che si riescono a buttare c'è 3 miliardi per una compagnia che non vola, e così abbiamo risolto il problema in Alitalia, e i contributi per comprare la bicicletta e il monopattino, contributi peraltro che vengono dati senza nessuna distinzione, per cui uno ha un super macchinone di lusso, bene, benissimo, se l'è pagato soldi suoi, bene che consumi,
se va a comprarsi la pieghevole da mettere nel portabagagli per poi andare dal parcheggio a dove deve andare, gli diamo il contributo. Ma che senso ha? Non ha ovviamente alcun senso. In tutto questo si dice, il fondo di ricostruzione sarà troppo basso. Il problema non è quanti soldi ci sono, tra l'altro all'incirca 100 miliardi sono destinati all'Italia, secondo i calcoli che fa Morgan Stanley non sono 100 miliardi, sono 150 miliardi, ma dove li spendi? La capacità di spesa, di progettualità e di spesa in Italia è rimasta ferma, questo è il punto, abbiamo saputo chiudere e non riusciamo ad avere un'idea per riaprire. Da qui una serie di bischerate che si inventa per cercare di occupare la scena. Ma quello è il tema, e non è un tema solo il governo. Certo, ovviamente il governo ha la massima responsabilità, ma quelli che una volta si chiamavano i corpi intermedi, la società, i pezzi di Italia che è ancora viva, lì bisogna pensare di portare i quattrini. Se non lo fai, il problema non è quello che viviamo oggi, ma è quello che si comincerà a vivere da ottobre-novembre, perché la distanza più grossa si creerà a partire da ottobre-novembre, non è adesso. Questo è un allarme molto, molto accorato che bisogna lanciare, perché il futuro non è un futuro che farà 2000 anni, non è quando le grezze, diciamo, farà finalmente la lezione di ginnastica in musica setta, che tanto ormai non ci sono più le cassette. E il punto è che molto prima arrivano a resa dei conti sull'arretratezza dell'Italia e sull'incapacità di muoversi. Ma su questo vedo che c'è poco interesse, perché si vive alla giornata e nella giornata si distribuiscono un po' di soldi. Ma che soldi si distribuiscono? Quelli presi a debito grazie alla copertura d'acquisto titoli della Banca Centrale Europea. Questa roba non può durare e comunque non può fruttare. Caro Davide, sta per arrivare il grande momento, quello della Guardia Civica, con una buona dose di comicità che mi pare sia chiara a tutti. Buona giornata dalla dottoressa Legrenzi e dai pazienti Giuliani e Diaco. Allora Giacalone, andiamo sulla prima pagina della Repubblica, dietro fronte del governo sulla Guardia Civica. Noi abbiamo ascoltato durante la linea diretta con Fulvio le opinioni dei nostri ascoltatori, diciamo che c'è un'opinione unanime. Strappa un sorriso l'idea di una Guardia Civica. A te. Ma sì, disse tutto Paolo Villaggio nel celeberrimo giudizio circa una pellicola, peraltro di valore, del maestro Eisenstein, Razzata Potiomchi. La cosa peggiore è che, a parte questa cosa delle Guardie Civiche, noi l'abbiamo letta ieri mattina, l'abbiamo commentata, abbiamo dedicato 2 minuti e mezzo, ci siamo anche presi in giro a vicenda, abbiamo supposto cosa potesse capitare a una Guardia Civica che intimasse di fare qualcosa a Giusy Legrenzi o a qualcun altro. Erano tutte cose ovvie, oggi le leggo come se fossero analisi, ma allora la potestà del pubblico ufficiale, ma come fa a imporre? Ma era ovvio, erano tutte cose ovvie. Quando poi si dice una cretinata, questa delle Guardie Civiche è una cretinata, quando si dice una cretinata si cerca di rimediare facendo la cretinata ancora più grossa, la buca ancora più grossa. Per esempio, chi dice no, ci siamo capiti male, in realtà sono i volontari, è un'organizzazione del volontariato. Guardate, si deve molto ai volontari in Italia, ma l'idea di irregimentare il volontariato è una cretinata di lunga peggiore alla pettorina, per dirmi di allontanarmi, perché è un'offesa. Cioè, il terzo settore non è regolato, il volontariato è lasciato solo a se stesso, stanno sulle ambulanze quelli che ti vengono a prendere se li chiami che c'è un'emergenza, quello che sta a bordo dell'ambulanza è un volontario. Adesso dobbiamo lasciare tutto degradare a questo, è senza senso. Detto ciò, ho l'impressione che noi stiamo tornando in un gioco dell'oca alla casella iniziale. Quando sento dire a Milano l'idea è quella che non si può dare da bere dopo le ore 19, voi ve lo ricordate che siamo partiti da lì, dai bar che dovevano chiudere entro le ore 18, e l'osservazione era, ma perché il virus si fa vedere solo nelle ore serali, di giorno non... questi sono approcci che non hanno a che vedere con il contrasto del... Ieri sono usciti i dati dell'Istat che hanno documentato una cosa che noi ripetiamo qua, ma lo ripete chiunque abbia gli occhi per vedere, cioè gli italiani sono stati molto disciplinati in questa storia, molto disciplinati. 9 su 10 girano con la mascherina, giriamo con la mascherina, ci si lava le mani, adesso non mi ricordo qual è, 12 volte 12. Al giorno,
abbastanza maniacale, voglio dire. C'è un film spagnolo in cui c'è uno studio, si chiama Toc Toc, cioè lo studio di malati di mente, una di queste continua a lavarsi le mani. Siamo diventati tutti come la fissata di Toc Toc che continua a lavare le mani. È un paese disciplinato. Perché devi pensare a queste forme di cose? Servono sempre, servono esclusivamente a sollecitare la reazione. E che poi quando viene a sapere, a Pavia se non ricordo male, che due ragazzi per strada sono stati multati 400 euro perché essendo fidanzati e quindi non congiunti conviventi si sono abbracciati, con la mascherina peraltro, e uno dice ragazzi, questo è un paese che aveva un problema, un problema serio di denatalità. Direi di incoraggiarli, insomma, cioè, spingetevi oltre, fate un po' come vi pare. L'idea di mettere la 400 euro di multa perché si sono abbracciati risponde a un'idea di guardiania sociale che, su cui non dico quello che penso fino in fondo, perché come è noto detesto il turpiloquio. Allora, ancora uno spazio, sempre rimaniamo sul tema difficile uscirne e torniamo all'app Immuni, è pronta il 5 giugno in 3 regioni, partirà il tracciamento, quindi una sorta di prova, che ci dici di Immuni, Davide? Allora, quello che leggo è che quello che si chiama con lo stesso nome, in realtà è un prodotto completamente diverso, è fatto su un open source, cosa che non era all'inizio l'app Immuni, cioè era stata in qualche modo contrattualizzata una cosa diversa da quella che arriverà, cioè quando arriverà, perché adesso diciamo che doveva partire entro maggio, maggio agli sgoccioli, in settimana dovrebbe partire la sperimentazione, quindi insomma con calma e senza spingere, e vediamo. Vedo sul Corriere della Sera un appello firmato dai ministri di digitalizzazione o innovazione tecnologica a seconda dei diversi paesi, Germania, Francia, Italia, Spagna e Portogallo, che dicono giustamente, hanno ragione, il tracciamento ha un senso se lo facciamo come tracciamento europeo, non può essere fatto in un solo paese, deve essere fatto tutti noi. Hanno perfettamente ragione. Io mi domando, ma a chi lo stanno chiedendo? Cioè quando firmano l'appello perché sia, cioè deve essere europeo, dice, beh, e io che posso fare? Io posso venirvi incontro, lo scarico, però lo dovete fare voi. Temo che ci sia una confusione considerevole di una classe dirigente, però anche diffusa in Europa, di soggetti che pensano che tutto il problema sia quello di avere qualche cosa da dire all'opinione pubblica. Ci sarebbe anche da portare un risultato. Allora, Immuni è un esempio per l'Europa, lo facciamo ovunque? No, guardate, ve lo dico subito, non lo faranno mai. Ce n'è un altro migliore, analizzate questo, vedete se riuscite a prenderlo. Le compagnie telefoniche del resto non sono nazionali, non sono chiuse dentro i confini nazionali. La regolamentazione delle telecomunicazioni è una regolamentazione dell'Unione. Fare un'applicazione che rispetti al tempo stesso la privacy, che non documenti dati personali e che tracci quindi l'eventuale contatto, non è così complicato come cioè ci sono cose molto più complicate che vengono date gratis come applicazioni in rete. Si proceda, firmare un bello appello così, ma insomma hanno fatto sapere che i ministri della digitalizzazione sono per la digitalizzazione. Io da quest'oggi mi sento già più digitalizzato. 7:28, buongiorno a tutti, buongiorno da RTL 102.5. Si parlava, si ironizzava anche un pochino prima con Davide Giacalone sulle guardie civiche o assistenti civici, che dir si voglia, ma guardate, certe pulsioni prima della stampa oggi non riguardano solo l'Italia. Sulla prima ci allontaniamo dalle vicende strettamente legate alla pandemia. Israele, i ragazzi alla guerra dello short, ossia da parte di soprattutto i movimenti religiosi, ma non solo, in Israele è partita una campagna contro l'uso di short e Bermuda. Questo è un tema che anche in Italia, devo dire, in Europa ogni tanto ritorna appena si ripresentano i mesi caldi. Però qui la faccenda non è legata soltanto, Davide, alla moda, alla scelta ovviamente soprattutto dei più giovani. C'è qualcosa di più profondo in un paese con una presenza così pesante, una realtà confessionale anche politicamente rilevante come Israele, ma ripetiamo, la faccenda non è solo israeliana. No, e non è solamente una questione di costume. Dal punto di vista del costume, forse qualcuno si ricorderà Pierluigi Diaco, che è un osservatore di cose sociali,
però è giovane, è maledettamente giovane. Non so se si ricorda del pretore Samperi. E certo. Ti ricordi pretore Samperi con le chiappe di una signora che poi è diventata anche piuttosto famosa, che faceva la reclame a un jeans e ci fece mettere la striscia sopra perché era, diciamo così, una sollecitazione, un turbamento profondo che lo prendeva guardando questa roba. Come dimenticare, Davide? Come dimenticare? Appunto, era insomma, una stagione, fra l'altro, diciamo, io mi ricordo, ero piuttosto giovane, che andammo tutti a compulsare, cioè, ma chi non se ne fosse accorto, dicendo, ma come sono queste le terga di questa signora? Però questa vicenda che arriva da Israele ricorda una cosa molto più profonda, e guardate, presente attualmente ancora in Italia. Perché? Perché lì, appunto, come tu hai correttamente riassunto, c'è un problema anche di componenti religiose nel mondo politico e culturale israeliano, e in questa scuola, siccome le ragazze si presentavano con gli short, hanno detto no, basta con gli short, basta. Risultato, la protesta degli short. In un suo romanzo, Orhan Pamuk, autore turco, il romanzo si intitola Neve, racconta una cosa che è vera nella società, che è capitata sul serio nella società, cioè di nei quartieri, diciamo, un po' più periferici di Istanbul. Lui immagina una cittadina dove tutto questo capita, delle ragazze protestano perché? Perché il governo laico della Turchia, è passato qualche tempo, proibiva di mettere il velo, e loro invece volevano mettere il velo, ritenevano che fosse un loro diritto mettere il velo. E questa storia, naturalmente, che Pamuk racconta, oggi i tempi sono un po' ribaltati, il problema è riuscire a togliere solo il velo da quelle parti. Questo per dire che il tentativo di dire agli altri come ci si veste è prevalentemente alle donne di come ci si veste, e non perché i maschi siano vestiti più pudicamente, perché ci sono delle cose oscene che si vedono in circolazione, ma perché diciamo così, la carne maschile fa meno scandalo, è meno considerata destabilizzante per la società di quanto non lo sia la carne femminile. Questa cosa ritorna sempre, e bisogna ricordarsene che ciascuno, diciamo, esiste la decenza, naturalmente, da una parte, esiste l'obbligo di farsi riconoscere dal pubblico ufficiale, che non sono, diciamo, le guardie civiche di qui sopra, ma sono il pubblico ufficiale, per cui non posso andare in giro vestito come Belfagoro, o meglio, posso andarci, ma se qualcuno in divisa mi ferma e mi dice scusi, lei chi è, adesso mi fa vedere che faccia c'ha, io gliela devo far vedere, non posso dire ma la mia, diciamo, setta dice che Belfagoro, diciamo, ce ne importa assolutamente niente. Ma fuori da questi estremi, cioè l'indecenza e il riconoscimento del pubblico ufficiale, bisogna riconoscere anche il diritto di ciascuno di uscire da casa più o meno come si sente quel giorno di uscire. Tra l'altro le persone poi cambiano anche nel tempo. Ricordo qualche polemicuzza in Italia recente circa un'apparizione di un vestito rispetto a un altro, e non si creda che la polemica che facciamo noi è una polemica progressista e pro-femminista, e quella che fanno contro gli short è retriva e antifemminista, perché in realtà sono l'una l'esatto uguale dell'altra, semplicemente alle due facce della medaglia. 10 secondi, vogliamo fare insieme così, insomma, l'ultimo saluto all'App Immuni, alla radio? Nel senso che ne rimarremo immuni, questa è abbastanza probabile come possibilità. Rimarremo immuni da immuni, caro Davide. Grazie davvero anche per oggi. Ci troviamo domani mattina, come sempre, a quest'ora. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buona radio a tutti. 48 minuti dopo le 7 del mattino, buona giornata da Giusy Legrenzi, Fulvio Giuliani, Pierluigi Diacolo. Ora, un appuntamento sta unendo tutti gli italiani in questi giorni, che è quello con il barbiere e con il parrucchiere. Allora, a parte che c'è qualcuno che segnala a Galanto che deve correre dal barbiere nei prossimi giorni, hai preso appuntamento? Domani. Bene, però tutto questo nasconde, e Morelli, Raffaele Morelli lo sa meglio di chiunque altro, un complesso e una soddisfazione che spesso passa attraverso il rapporto con i nostri capelli. Quante volte ti è capitato, Raffaele, di dover affrontare questa cosa? E, insomma, ti chiediamo che cosa si nasconde dietro a questa ossessione per i capelli. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno. I capelli devono farci riflettere, perché sono l'unica parte di noi che cresce verso l'alto, l'unica. Continua a crescere ininterrottamente. L'unica, sei sicuro? Sì, che continua a crescere ininterrottamente verso l'alto. Ah, ok. Non c'è nient'altro che continua a crescere verso l'alto.
e soprattutto ci porta dei regni, come dicevano gli antichi, del sottile, perché i capelli sono sottili, rappresentano il pegno d'amore, la pettinatura. Quando una donna cambia pettinatura, puoi star certo che sta cambiando qualcosa nella relazione con te. Quando vedete le vostre compagne che cambiano pettinatura all'improvviso, o perché hanno un altro, perché li stanno tradendo, o perché comunque non sono contento della relazione e cercano una nuova immagine. Nei capelli è presente molto la nostra immagine. Quando guardiamo lo specchio, guardiamo il volto, ma guardiamo questo regno sottile che sono i capelli, questo sfumatù. Si donavano le ciocche di capelli nell'antichità come pegno d'amore. I capelli sono un mondo molto molto vasto, si accarezzano i capelli, è interessante. La mitologia greca? Insomma, Ercole. Tra l'altro, mentre, caro Raffaele, tu facevi riferimento alle acconciature femminili, non ho capito, guardavo di sottecchi la Legrenzi scuotere il capo. Sì, no, perché io cambio pettinatura con una frequenza incredibile, perché mi piace variare. Ma non l'uomo. Come rumore, come rumore. Esatto, e non è legato a nessuna relazione. Spiega, quindi, Raffaele, insomma, spiega. È proprio un piacere generale. È lo stile, no? Sì. È lo stile. Sì. Guarda, se tu vai dal parrucchiere, dove ci sono anche le donne, tu vedrai quando, per esempio, c'è da tagliare i capelli, come le donne sono sensibili a tutto questo. Perché le donne sono molto sedute sulla femminilità, mentre noi uomini le viviamo più una certa distanza, ma anche noi siamo sensibili ai capelli. Pensa le corse che si fanno contro la calvizie. Pensa come la nostra immagine è così fragile che basta perdere i capelli per sentirsi in discussione profondamente, no? E quindi nelle donne il tema dei capelli è il tema dell'identità, del riconoscersi, e del riconoscersi nella relazione, perché i capelli sono come piante, dicevano gli antichi, che si allargano e quindi rappresentano rami di alberi che si relazionano con altri alberi. Insomma, nei capelli, mai come nei capelli, c'è l'eros, il desiderio. Il desiderio è centrato soprattutto sui capelli, perché nei capelli io ti mostro la mia visibilità, la mia relazione, il mio relazionarti a te. Quindi diciamo agli uomini che quando le donne cambiano pettinatura, ma la cambiano in modo significativo quando tagliano i capelli. Sì. Quando una donna va dal parrucchiere, dicevo prima, è molto attenta, no? Cosa fare? Li taglio, non me li tagli troppo, stia attento. Perché lì c'è un centro dell'identità. Quindi gli uomini stiano attenti, perché se le donne cambiano pettinatura, aiuto. Amici, Raffaele oggi ha fatto un macello. Vi rendete conto quello che accadrà in migliaia di case, certo, italiane? Perché ognuno dirà: oddio, proprio ieri si è cambiata tutti. Come mai si è tagliata i capelli? Che non si rendono conto che a casa Galanto domani. Massimo. A casa Galanto domani. Massimo. Sì, no, ma è per quello che non li taglio ancora, perché per il momento va tutto bene. E magari lei, se lui taglia i capelli, pensa che, ecco, capisci? Perché vale anche a rovescio. Senti, Raffaele, ti è arrivato un messaggio che dice: i miei peli sulle spalle e sulle orecchie crescono verso l'alto. Come la mettiamo? Quindi i capelli non sono l'unica cosa. Beh, sempre peli sono. Sempre peli. Capelli, insomma, è quella roba lì. No, ma è la parte alta del corpo, il capo. Vero. È qualche cosa che va verso il cielo. Giusto. Quindi i capelli sono il regno simbolico del rapporto che c'è tra la terra e il cielo. Guardate in tutte le tradizioni, no? Tagliare i capelli e tagliare il passato, tagliare i capelli e spiegare le colpe, no? Ci sono delle alopecie che alcuni psicosomatisti hanno descritto come il bisogno di strapparsi via pensieri che in qualche modo disturbano, pensieri aggressivi, pensieri erotici. E c'è un mondo, in ogni nostro frammento di corpo, in ogni funzione corporea, c'è un mondo intero. Raffaele, guarda, con molto piacere ci ritroviamo la prossima settimana, o comunque un altro la pezzo prossima di corpo. Volta. No, no, perché io voglio parlare di pronto soccorso per le emozioni. Hai cosa sentito, detto? Raffaele, parliamo anche di altri organi, ha colto il mio invito. Sì, meno sì, male. Altri pezzi. Ebbene, abbiamo per 5 anni, perché se ogni volta abbiamo un pezzo. Gli occhi, meraviglia, no. Ma anche le bocche. Che, insomma, no. Okay, ma oppure una variante sul tema, cioè la ceretta, per esempio. Vabbè, sempre di peli parliamo. Stavo dicendo con grande piacere voglio parlare di pronto soccorso per le emozioni, che è l'ultimo lavoro di Raffaele, che è strepitoso, quindi ci prenderemo del tempo. Vero. E lo facciamo la prossima volta. Grazie Raffaele. Un abbraccio a tutti. C'è Don Antonio Mazzi. Come stai, Don Antonio? Sto sempre bene, sto sempre bene. Io continuo con le mie
provocazioni positive. Attenzione, l'onestà si paga sempre da sola, tardi, ma si paga sempre da sola. L'onestà. Diciamo, che bello. Beh, ci piace, sì, molto bello. Va bene, eh? Sì, sì. Ragazzi, mi sono preso giustamente un cazziatone da mia madre. Perché? Perché hai detto, ho detto Ercole, era, sì. Sansone, era Sansone, figurati la professoressa Padapam. Noi muti, non vorremmo mai. Però arriva Anna, perché io conto su di lei. Sì, noi sappiamo che c'è lei. Muti, figurati se ti riprendo su Sansone. Ma scusa, Fulvio, in privato ti interroga ancora tua mamma? Sì. Quando sei professoressa, tu sei professoressa tutta la vita. Capito? È vero, è come fare i giornalisti, cioè non è che se quello fai è come fare i dottori. Certo, sei diviso tra una professoressa e una preside, capisci, va di lusso proprio. Messo bene, ragazzo. Siamo alla terza ora di Non Stop News in questo martedì 26 maggio e vorrei che Giuliani ce lo ripetesse anche oggi. È già martedì. Galanto si taglia i capelli. Bene, quindi è giornata importante. Ricordiamolo. Rifaccio tutta la presentazione, quindi il quartetto che vi porta fino alle 9 per Luigi Diaco, Fulvio Giuliani, Massimo Galanto e la qui parlante Giusy Grenzi. Giusy, voi fate Non Stop News da 15-16 anni, quant'è? Tanto, sì. A spanne. E ha sempre fatto ed è già martedì? Negli ultimi dieci, sì. A un certo punto si gasò del martedì. Allora, ma perché la notizia è questa: il lunedì era faticoso tirarli su. A me è sempre piaciuto. Martedì diceva cominciamo la discesa. Ma no, carburi, cioè ti senti esatto. Che bello, senti, faccio un sacco di cose fighe. Poi dal 15 agosto comincia a fare il Natale, countdown. Certo. Esatto, sì. E da Natale per il 15 agosto. E vi dirò di più: esatto. Pensate quest'anno come sarà bello aspettare Natale. Siamo sicuri? Siamo il 26 maggio. Quando sarà? Avremo bisogno di cose belle. Io non ci quando sto sarà? Capendo più niente con queste date. Cioè, già il lockdown ci ha mandato fuori di testa. Senti, chi fa i compleanni? Niente, non lo so, nessuno credo. Come nessuno? No, quelli importanti, quelli VIP. Ai nostri. Poi passiamo ai VMP che latitano, ve lo diciamo in emergenza. Eccoci. Ragazzi, vi stiamo chiamando da 40 minuti, non risponde nessuno. Rispondete, vi siete prenotati per il compleanno nazionale? Rispondete al telefono. La verità è che chi ha prenotato risponde, sono quelli che ricevono la sorpresa che non stanno rispondendo. Il povero Ricky si è fatto in 10. Sta facendo i miracoli per voi. Ma io farò gli auguri al fantastico, meraviglioso, capacissimo, bravissimo Lenny Kravitz, 55 anni. Auguri. Poi c'è Luca Toni che ne compie 43 e qua tutti in piedi perché Nicola Piovani compie 74 anni, veramente meraviglioso, autore, compositore. Oggi non ho dubbi sul santo, mi sento quasi forte. Attenzione. San Filippo, perché è San Filippo Neri, quindi oggi è San Filippo, va bene. Quindi gli auguri anche a Neck a questo giusto. Punto, certamente. Va bene. Ci sono gli auguri del tuo compagno di studio? No, oggi mi tiro indietro. Oggi non risultano compleanni social. Non ci credo. Cioè, non hai studiato, questa è la verità. Confermo, ho ragione, nulla oggi. Galanto, tu sei messo come noi ai tempi della scuola quando facevamo ripetutamente trapassare i nonni per saltare le sì, una vergogna. Mi giustifico, ecco, a proposito. C'è anche la. Parliamo di cultura grazie all'aforisma, tra l'altro tra poco andremo a Pompei idealmente, oggi riapre Pompei, riaprono gli scavi ed è qualcosa di molto significativo per la ripartenza di tutto il paese e ieri tra l'altro è stata fatta e annunciata una meravigliosa nuova scoperta proprio lì in questo incredibile sito archeologico. Però parlando d'altro, aforisma, la cultura è l'unico bene dell'umanità che diviso fra tutti, anziché diminuire, diventa più grande. Hans Georg Gadamer. È un 1 più 1 fa 3. Sì, bravissimo. Bello questo, bravo. No? Hai proprio bello. Centrato. Senti, ma latita perfino il compleanno nazionale? Latita. Vediamo cosa. Lucia! Attenzione, Lucia! C'è. Beccata all'ultimo minuto. Auguri! Lucia. Grazie. Da parte di mio fratello, sicuramente. E chi lo sa, piano. Questo non lo possiamo sapere. Innanzitutto, quanti anni fai, Lucia? 24. Giovanissima, veramente. Che cosa auguri a te stessa? Ma che mio nonno sia meglio e che oggi sia una giornata felice per tutti. Bello. Festeggeremo tutti insieme con la torta. È giusto. La torta. Da dove sei, Lucia? Non te l'abbiamo chiesto. È di Castiglione d'Asti. Ah, ok, quindi ma non sei di lì? Sì. Sono? Non sei originaria di lì?
Sì. Ho sentito delle vocali aperte. Sai, hai una voce molto matura. Vero? A dispetto della tua freschissima età, e quindi ci hai lasciato un pochino tutti spiazzati. Sì. Ma dicevi, cara Lucia, che secondo te l'uomo è stato il fratello. Esatto, sarebbe l'uomo, l'autore della sorpresa sarebbe il fratello. Come si chiama? E proviamo. Sì, è Matteo. Matteo? Ciao, auguri, ciao. Finalmente. Ecco, grazie, ce l'ho fatta, l'abbiamo fatta. È stata dura, ve lo possiamo assicurare, perché grazie ancora a Ricky Aristarco che si è dannato per riuscire ad arrivare a te, cara Lucia. Allora, Matteo e Lucia, a voi, prego. Tanti auguri, Lucia, sono contento di essere riuscito in questa sorpresa. Matteo, ma quanti anni hai tu? Quanti anni hai? Un anno in meno, 23. 23, sei giovanissimo. Certo, le vostre voci sono curiose. Matteo, cosa auguri a tua sorella Lucia? Ma gli auguro il meglio per questa giornata, ma per tutta la vita. Mm-hmm. Un fratello può augurare una sorella. Abitate quindi insieme, Matteo? Sì. Ah, quindi vi state parlando da due stanze diverse. Da stanze differenti. Cioè, tu dove sei, Matteo? Dove ti trovi in questo momento? Io sono bagno. Chiuso in bagno. Tu chiuso in bagno ora. E Lucia? Al piano di sopra. Ma che meraviglia. Però dobbiamo dire, Matteo si sente l'effetto bagno, eh? Sì, è un po' tipico. Questa eco da toilette. Va bene. Ciao Matteo, auguri Lucia. Ciao. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Mattinata intensa, ci sono una serie di appuntamenti, tra pochissimo Frecce Tricolore. Ma ieri il passaggio su Milano, su Codogno, su Torino, su Aosta, ma continuerà il tour delle Frecce sino al 2 giugno, Festa della Repubblica. Che emozione, cari amici, ieri. Eh sì, e poi la nuova scoperta nell'area archeologica di Pompei. Ci collegheremo con Massimo Polidoro, scrittore, giornalista ed esploratore dell'insolito. Insomma, tutto questo tra poco. Ne parlavamo poco fa in nostro news qui su RTL 102.5. Che emozione ieri vedere sfrecciare nel cielo, nel mio caso di Milano, tanti amici di Torino, di Aosta, di Trento, di Codogno, vedere sfrecciare le Frecce Tricolori. Tra l'altro me ne ero dimenticato, ho sentito a un certo punto il rombo. Sei uscito? Metti il naso in macchina, metto il naso fuori, vedo quella scia tricolore nel cielo, perché è partita così, è partito il tour delle Frecce da qui al 2 di giugno, Festa della Repubblica. Gireranno tutta l'Italia, sorvoleranno tutta l'Italia. Con noi è un onore il comandante delle Frecce Tricolori, Gaetano Farina. Comandante, benvenuto su RTL 102.5. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori. Grazie comandante Farina di aver accettato il nostro invito. Lo diceva il mio collega Giuliani poco fa, ieri le Frecce hanno sorvolato Trento, Codogno, prima zona rossa dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia, Milano, Torino e Aosta, e oggi tocca Genova, Firenze, Perugia e L'Aquila, se non sbaglio. Certo, oggi, ieri è cominciato il nostro tour che vuole essere un abbraccio virtuale a tutta l'Italia, per volesse un abbraccio virtuale, un incoraggiamento a chi ha lottato, chi sta continuando a lottare contro questo nemico invisibile. Ieri un'emozione particolare, non solo per me, per tutta la formazione, per tutti gli uomini che lavorano alle Frecce Tricolori, per tutti gli uomini delle forze armate che noi rappresentiamo. Un'emozione particolare proprio perché sorvolare la città di Codogno, sorvolare la Lombardia, che è stata colpita così duramente da questo virus, ci ha dato una carica in più, una carica per continuare e fare il meglio fino al 2 giugno, data che concluderà il nostro tour con il sorvolo sull'altare della pace. Quindi comandante Farina, praticamente ci sono ancora 8 giornate e immaginiamo praticamente tocchiate davvero tutta l'Italia. Ci dà qualche indicazione in più? Certo, noi toccheremo tutta l'Italia in questi 5 giorni. I velivoli ci aiutano ad essere veloci per passare da un posto all'altro. Ieri abbiamo abbracciato le città, come avete ricordato, Trento, Milano, Codogno, Torino, la città di Aosta. Oggi continueremo con il nostro tour andando verso sud, fermandoci. Questa sera faremo il nostro scalo tecnico a Pratica di Mare, zona Roma, per poi ripartire alle volte delle isole. Quindi domani saremo a Cagliari e Palermo e poi torneremo nuovamente verso il nord. L'invito è
naturalmente rivolto a tutti noi italiani, naso all'insù, con prudenza. Sappiamo che ieri a Torino si è un po' esagerato nel volere aspettare le frecce e il sindaco Appendino giustamente ha richiamato tutti all'ordine. Sia l'occasione per essere pronti ad accogliere, tanto possiamo stare anche a casa, affacciarci un attimo dagli uffici, voi passate. Tra l'altro, comandante, quel momento in cui dispiegate il tricolore nel cielo, ci spiega, ovviamente queste cose non le sappiamo, come viene dato l'ordine? Si parte prima con il rosso verde e poi arriva il bianco, mi sembra di vedere dalle immagini. Come funziona? No, in realtà gli ordini vengono dati dal capo formazione, dà l'ordine di attaccare i fumi, quindi viene dato, è un vero e proprio ordine, si dà colorati via e tutti i piloti della formazione nello stesso momento premono un pulsante. Con questo pulsante si aprono delle valvole che fanno fuoriuscire i nostri fumi. La differenza sta nell'apertura delle valvole, che è minima, quindi a seconda anche della densità del fumo, c'è il fumo che esce prima e il fumo che esce prima. Quindi solo un piccolo tecnicismo, solo quello. Certo, senta comandante, le frecce tricolori emozionano da sempre i bambini e i più grandi, insomma trasversalmente un po' tutti. Ci racconta una cosa, le faccio una domanda stupidissima che io non so. Immagino che sono tantissimi gli operatori nel vostro settore che fanno la fila per poter pilotare aerei di questo genere. Che formazione devono avere? Come si fa? Beh sì, per essere un pilota delle frecce tricolori innanzitutto bisogna essere un pilota dell'aeronautica militare, tutti i piloti delle frecce tricolori sono piloti dell'aeronautica militare, quindi hanno avuto un percorso formativo, chi in accademia, chi facendo studi diversi rispetto a quelli dell'accademia per diventare pilota militare, quindi dopo una frequenza, nel mio caso dell'accademia, poi delle scuole di volo, si viene assegnato un reparto operativo dell'aeronautica militare dove si fa esperienza, quindi si accumula esperienza, dopo circa 4-5 anni di esperienza reparto operativo a uno dei reparti operativi jet dell'aeronautica militare, il pilota può chiedere di partecipare a una selezione per diventare uno dei piloti delle frecce tricolori. La selezione viene fatta da noi, c'è una settimana in cui il pilota è da noi e sono i piloti delle frecce tricolori che scelgono il futuro collega. È così che funziona. Allora, quindi nei prossimi giorni si continua a sorvolare l'Italia. Oggi ricordiamo le città, così si preparano quelli delle città di oggi. Abbiamo detto Firenze. Oggi partiremo con Genova. Firenze. Okay. Genova-Firenze, sì, dopo uno scalo tecnico nel pomeriggio saremo a Perugia e L'Aquila. Perfetto, quindi insomma due blocchi. Da non perdere. Comandante, prima di lasciarla andare e nel ripeterle il grazie per quello che state facendo, che fate sempre, ma che fate in modo particolare in questi giorni, portando il tricolore in ogni angolo. La domanda al grande pilota da un modestissimo appassionato. L'aereo che in assoluto l'ha divertita di più, non so se lei abbia pilotato i Tornado, gli Eurofighter, gli Aermacchi ovviamente della pattuglia, i tempi eroici del F-104, qual è l'aereo che l'ha divertito di più? L'aereo a cui sono legato di più maggiormente penso sia l'aereo a cui sono stato assegnato appena dopo le scuole di volo, quindi l'F-16. Noi l'abbiamo come Italia, l'abbiamo avuto per un periodo anni, per svolgere il compito di difesa aerea, che è uno dei compiti istituzionali dell'aeronautica militare, quella della difesa aerea. Quindi ero un velivolo ero un pilota della difesa aerea, quindi un caccia. Sono legato particolarmente a quello, sì, un caccia. Esatto. Che bel percorso che ha fatto, comandante. Complimenti. Ovviamente il 339, essendo completamente italiano, rappresentando il Made in Italy, è il velivolo a cui sono legato dal punto di vista di emozione, di più emozionale di più. È come quello noi, della panna, della pattuglia acrobatica. Come noi tristi, certo, siamo affezionati alle nostre auto, loro sono affezionati ai loro aerei. Che meraviglia. Senta, comandante Gaetano Farina, grazie per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata, un buon lavoro e buone frecce tricolore. Grazie mille, grazie a voi, buona giornata. Vi abbiamo già preannunciato che avremmo parlato della nuova scoperta nell'area archeologica di Pompei. Ecco, durante gli scavi per far tornare alla luce la villa del Sauro Bardato è emerso, pensate, un nome femminile vergato sul muro ad altezza di Bimba, Mummia, che racchiude una storia piena di mistero
e nello stesso tempo potrebbe aprire una luce anche sui facoltosi proprietari di una grande villa suburbana che con le sue terrazze arriva fino al mare. Ne parliamo questa mattina con Massimo Polidoro, scrittore, giornalista, esploratore dell'insolito. Polidoro, buona giornata e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Caro Massimo, oltre a quello che ci ha ricordato Pierluigi, già di per sé affascinante, proprio nel giorno in cui gli scavi riaprono, da oggi potremo tornare a visitare Pompei, ovviamente con delle rigide misure di sicurezza, percorsi obbligati, ma si potrà tornare, viene annunciata questa scoperta. Tra l'altro andatelo a vedere in rete, sui giornali, quel fiore bianco che accompagna questo nome, mummia, è di una delicatezza. Pompei è uno scrigno senza tempo, perché riesce sempre a sorprenderti, Massimo. Assolutamente, è un luogo incredibile, non solo perché insomma ci riporta alla vita di 2000 anni fa, ci fa vedere, beh, naturalmente ricordiamoci che è stata sepolta sotto le coltri, le lapilli, le ceneri di un vulcano, però tolto quello, quella era la vita di Roma, dell'Italia, della nostra penisola 2000 anni fa, nel 79 dopo Cristo, insomma siamo nel periodo in cui veniva costruito il Colosseo, per intenderci. Il Colosseo è ancora oggi qui con noi e ancora oggi c'è una città romana come era a quel tempo. Una meraviglia. Polidoro, stiamo parlando perché ho visto un po' di titoli diversi, no, su questo ritrovamento, su questa scoperta. È più qualche cosa di misterioso o può essere una bella storia da raccontare? No, beh, di misterioso naturalmente, di mistero ce n'è, perché chiaramente si tratta di stabilire che casa era questa dove è stato ritrovato il disegno del fiore, questo graffito con la parola mummia, che spieghiamo non riguarda una mummia egizia o una mummia di qualche altro tipo, era un cognome probabilmente, insomma, e forse, chissà, apparteneva davvero alla famiglia dei mummi, così si chiamava questa famiglia importante, una gens romana. Addirittura il Lucio Mummio era stato un generale, un console nel 146 avanti Cristo, aveva preso il comando durante la guerra acheica, ma questo verrà stabilito dagli esperti, dagli storici, gli epigrafisti sono all'opera, e quindi sì, ci sono tanti interrogativi, tante domande a cui rispondere, ed è sicuramente una bella storia. Quel fiore disegnato è qualcosa di stupefacente, di sorprendente, visto che arriva all'improvviso dopo 2000 anni di cui non si sapeva nulla. Senta, Polidoro, scavando nel suo mondo interiore, nella sua fantasia, magari nelle fasce notturne in cui l'attività onirica si fa sentire prepotentemente, cosa sogna che prima o poi possa essere scoperto? Beh, questi sono un po' in effetti i sogni, no, di tutti quelli che amano l'antichità, ma la amano non tanto in quanto oggetti, in quanto ritrovamenti, in quanto ci dà la possibilità di vedere come vivevano le persone come noi, no, tanto tempo fa, e vedere quanto simili erano a noi, perché, no, sappiamo che su Pompei, sui muri di Pompei spesso si trovano scritte, graffiti che possono essere simili a quelle che si trovano sui palazzi di oggi, dove magari si deride qualcuno oppure si inneggia a qualche eroe sportivo, in quel caso erano gladiatori, oggi magari sono calciatori, e quindi è questa la cosa più emozionante, forse il fatto di venire a contatto con persone che sicuramente sarebbe impossibile conoscere oggi, ma di cui magari possiamo intuire qualche emozione, qualche gioia, qualche dolore. Sarebbe bello trovare, io immagino che sicuramente verranno alla luce altri ritrovamenti, perché i lavori continuano, gli scavi continuano e questi sono appena iniziati. Per dare ancora più forza alle parole di Massimo Polidoro, sempre un grandissimo piacere ascoltarlo, pensate, erano così simili a noi che l'anfiteatro di Pompei fu squalificato come uno stadio di oggi per i disordini. Cioè, hanno dato il DASPO all'anfiteatro di Pompeo perché fecero ammazzate, Massimo, non mi ricordo se con gli Stabiesi o con cioè, è storia, in tempi non sospetti. Sì, 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 sì. Esattamente. Quindi, per dire, non erano molto diversi da noi, oppure noi non siamo molto migliorati. Ecco, fate sì, così. Ci dispiace di più la seconda. Massimo, grazie come sempre, un abbraccio.
Grazie a voi, un piacere. È sempre un piacere collegarsi con la più importante agenzia giornalistica d'Italia, l'ANSA, e con il suo direttore Luigi Contu. Contu, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, ben trovati a tutti, buongiorno. Ma io partirei proprio dalla questione di cui abbiamo letto poco fa anche la notizia, insomma, la questione delle guardie civiche, si è diviso, si è spaccato tutto, non si capisce poi che succederà, se verrà portato avanti questo progetto, questo programma, ma chiediamo al direttore dell'ANSA che cosa ne pensa. Ma diciamo, certamente non è stata una felicissima pagina per l'attività di questo governo, perché chiaramente ha ingenerato una proposta che ha ingenerato grande confusione. Personalmente credo che non ci sia, che ci possa essere anche un elemento positivo nel fatto di mobilitare persone che magari non hanno lavoro, giovani, volontari, nell'assistere la vita civica delle città, i sindaci, come gli stessi sindaci hanno chiesto. Dopodiché naturalmente non si doveva fare in questo modo, non è possibile immaginare un intervento che ha qualche caratteristica che, come dire, si avvicina molto a quella delle forze di polizia senza un coordinamento col ministro dell'interno, con il ministro della difesa, che in questi mesi sono stati impegnatissimi proprio nel mantenimento dell'ordine pubblico, nell'aiutare l'opinione pubblica, i cittadini a mantenere le distanze, al controllo. Insomma, è stato un pasticcio. Adesso vedo, leggiamo, abbiamo scritto ieri sera che il presidente Conte è riuscito a rimettere un po' in carreggiata il percorso, mettendo insieme i ministri interessati. Vediamo quale proposta. Era una richiesta che veniva dagli sindaci delle grandi città, che hanno un problema significativo, lo vediamo dalle fotografie che scattiamo tutti i giorni, da quello che ci sta dicendo Peppe Sala a Milano. C'è una voglia ovviamente comprensibile di aggregazione che bisogna controllare. Ora, se ci sono dei volontari che possono aiutare, ben vengano, ma si faccia in maniera ordinata e senza fare confusione. Ci sono molti profili che giustamente il ministro dell'interno ha sottolineato delicati: chi sono, chi controlla i controllori, che fedina penale hanno, quali saranno esattamente i loro compiti. Insomma, mi pare che siamo andati un po' troppo sciolti, come purtroppo spesso accade in Italia, e forse si poteva aspettare qualche giorno e organizzare meglio questo servizio. Direttore Contu, parliamo un po' di economia. Moltissimo spazio nel dibattito pubblico è occupato, che so io, dall'Italia. Il prestito per FCA pare che Intesa abbia sostanzialmente dato l'ok, va benissimo, tutti temi importanti, però poi c'è l'anima profonda della nostra economia, il suo punto di vista, perché lì ci attendono mesi di incredibile difficoltà. Sì, è il punto centrale. Il nostro è un paese che vive di questo settore, del commercio, del turismo, delle piccole e medie imprese, di esportazioni di imprese che non hanno dimensioni appunto come quelle che citava lei di FCA. È lì che bisogna spingere, è lì che bisogna ripartire, perché il nostro tessuto economico è proprio quello. Al momento il governo ha preso delle decisioni che anche con qualche difficoltà procedurale, insomma, c'è stato un sostegno di liquidità, ci saranno dei sostegni a fondo perduto, ma siamo ancora lontani dalla ripresa. È fondamentale che venga sostenuta l'economia dalla mano pubblica, senza ingerenze. È fondamentale però che prosegua anche il cammino sulla via dell'estinzione del virus e dell'epidemia, perché se non si recupera fiducia, le persone non si muovono, le persone non spendono, le persone non tornano nei negozi e nei ristoranti, che sono, ripeto, un elemento decisivo. Il commercio è allo stremo, le attività produttive sono allo stremo. L'unica soluzione è che ridare ossigeno, liquidità, aiutare e sostenere chi è in difficoltà, quindi con gli ammortizzatori sociali, fino a quando non finirà la crisi. E questo sarà un impegno importantissimo fino, credo, temo, a dicembre e oltre, ma soprattutto ridare fiducia alle persone con un governo stabile che dia la sensazione di sapere qual è la rotta, altrimenti i risparmiatori e i cittadini stanno fermi e l'economia crolla. A proposito del governo, direttore Contu, da settimane sui giornali, sulle pagine politiche, ma anche sui siti specializzati, si leggono indiscrezioni, così, insomma, retroscena sul futuro di questo governo. La domanda è: qual è lo stato di salute del governo? Ma soprattutto, mancano 7-8 mesi, mangerà il panettone? Ma io credo che lo stato di salute sia in questo momento buono, nel senso che nei sondaggi, anche se comincia a avere qualche elemento di calo con l'inizio della fase 2, che sarà sicuramente più difficile della fase 1, perché la fase 1 un po' ha creato uno spirito di, come dire, tutti ci siamo un po' compattati, preoccupati, e quindi non si disturba il comandante quando la situazione è difficile. Adesso chiaramente escono fuori
i problemi. Io credo che in questa fase non ci siano gli estremi e gli elementi per una crisi di governo. Naturalmente penso che a questo punto il passaggio fondamentale sarà in autunno. In autunno vedremo forse più chiaramente la situazione economica a che punto sarà, come saremo con la disoccupazione, con la ripresa. Quello sarà veramente un passaggio importante. Ci saranno elezioni regionali. Come andranno quelle elezioni regionali? Io credo che a quel punto ci potrebbe essere un passaggio delicato, anche se tutto mi fa pensare che questo sia un governo che possa arrivare almeno fino alla prossima primavera. Direttore Contu, grazie davvero per l'intervento di oggi, ci risentiamo molto presto, buon lavoro, buona settimana. Grazie, buon lavoro a tutti e buona giornata. Senti, sono affascinata. Ma com'è quella roba lì? Sono affascinata dall'eredità di Epstein. 130 persone hanno detto di essere suoi figli. No, scusate, cioè, non no, dovrei ma dire. Non si può fare. Mentre ascoltate questa canzone, pensate a cambiare il nome di Margherita con quello di Giusy e tutto questo diventa meraviglioso. Va bene, troppo breve, allora. Troppo breve. Giuseppina è mia. Va bene, da Giuseppina De Renzi, da Fulvio Giuliani, Agostino Giuliani e da Pigi Maria Di Aco insieme a Galanto. Io mi chiamo anche Maria. E Massimo, che secondo nome hai? No, quello, Massimo, quello, e basta. Non dire bugie, lo sappiamo che è anche il secondo. E da Andy Ceccarelli in regia è tutto. Chi c'è a Milano? Abbiamo Ricky Aristarco, Gigi Resta, Fabio Romano, Jonathan Cascio, Giovanni Perria, chiunque c'è stamattina. Ma soprattutto voi. Stop News. A cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.